Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video e benvenuti in una nuova 24 ore, raga, questa challenge secondo me sono tipo 2 anni che me la state chiedendo, perché era proprio all'inizio del canale. Giulia, perché non ci porti una 24 ore solo Milka? È solo che in quell'anno, in quel periodo, non è che la Milka aveva tante di quelle cose, era principalmente solo tavolette di cioccolato e anche no. Quindi nel trapassare comunque, sono già passati 2 anni, la Milka comunque ha iniziato a portare tantissime novità e io più di un mese fa le ho trovate su un sito, la maggior parte su Boulangeria Caruso, sempre non è in collaborazione, ma chi ha seguito tutti i video assaggi sa che ho sempre acquistato io tutto. E quindi raga, ho trovato tantissime novità che io a mio avviso per me sono novità perché non le ho mai provate e quindi ovviamente ve le farò vedere nel video. Partiamo già da una colazione abbastanza semplice, quindi non esagerate, anche perché ho tanti prodotti ma non tantissimi. Allora, iniziamo con questi qui New Milka Cookies Sensation? Vabbè raga, penso di sì. Oreo Cream, praticamente sono dei marchio Milka. Poi penso che siano in collaborazione con Oreo, quindi sarà un misto, e poi dentro c'è il latte. Allora, io l'ho riscaldato un po' perché dicevano riscaldarli 2 minuti al microonde o 2 secondi, comunque ragazzi, io l'ho riscaldato nel forno normale, quindi assaggiamo. Ragazzi, riscaldateli perché la cremina si scioglie. Comunque ragazzi, si sente il retrogusto degli Oreo, quindi sarà nell'impasto. Mamma mia, che bomba! Poi sono sottili? No, sono proprio buoni. Raga, sono troppo buoni. Sempre? Io! Comunque posso dire che sono anche abbastanza, cioè non sono quei biscotti stucchevoli, no, cioè io ne sto mangiando 3 di solito, va bene, no? Sono buonissimi. Ho fatto un macello. Puoi vedere pure tu? Vai! Bene raga, bene, sono proprio buoni, ve li consiglio. Beh raga, sicuramente tutta sporca e che non mi va di toccarmi perché ho le mani zozze. Io adesso con le mie belle forze mi sono ricaricata abbastanza, vado a svolgere la mia giornata lavorativa e noi ci vediamo direttamente dopo con il pranzo. Eccoci qua raga con il pranzo, mamma mia, io non vedo l'ora di provare questa, è enorme, però raga, secondo me è una bomba, cioccolato con all'interno farcito di strawberry e cheesecake, quindi cheesecake a fragola, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Ok, di qua fa sempre freddo raga, eppure sta aprile sta finendo ma di qua fa sempre freddo, quindi scusatemi se sto un po' così, oh. Allora, voglio provare questi che sinceramente io non li ho mai assaggiati. Spoiler, ce l'ho anche a fragola, ma le assaggeremo stasera. Comunque, sempre ovviamente Milka, sono tipo dei biscotti al cioccolato con, farciti con l'arancia, quindi assaggiamo, vediamo un po'. Un odore un po' strano, devo dire la verità. Raga, questi video lo sapete sempre, servono ad intrattenere, quindi non pensate a me. Non pensate al pre, al post per fare questi video, ma godetevi il video perché a tutto il resto ci penso io. Assaggiamo. Oddio, ma è morbidissimo! Il biscotto è molto morbido, sembra tipo una gelatina. Vi faccio vedere. Raga, è come se fosse una gelatina, però posso dire che è molto buono, non è chimico.
una consistenza troppo strana, perché sotto è come se proprio non fosse un biscotto, perché è morbidissimo anche sotto. Però raga, sono buoni. Non è chimico. Cioè, vedete, è proprio morbido. Raga, sono troppo sfiziosi. Cioè, vedete, è proprio una gelatina. Dentro ce ne escono 10. Che dite? Assaggiamo il pezzo forte? Bevo e l'assaggiamo. Mamma mia, raga, io sento proprio odore di... Sapete tipo l'odore della Philadelphia? Aspettate, questo lo devo... Ve lo faccio vedere. Assaggiamo. Raga, mi credete? Si sente il retrogusto di Philadelphia. Sì, raga, proprio cheesecake. Infatti, io... Per dirlo io che è buona, io non sono un amante della cheesecake. Non mi fa impazzire proprio in generale, però vi posso dire che è fenomenale. Ovviamente, ho questo biscotto. Ovviamente io anche questa l'ho preso online, perché questa mi sembra da... Il sottocosto siamo noi online, perché c'hanno anche un sito online. Io questa non l'ho mai vista qui da me, almeno da me. La fragola non si sente molto, però raga, rispecchia il gusto. È una bomba. In tutti i sensi. Allora raga, assaggiamo questo che non so neanche io che cavolo sia, ma non so neanche da dove sia uscito. L'ho trovato a casa, vabbè, assaggiamo, vediamo che cos'è, quindi lo scopriamo insieme. Raga, non so il nome. Mettivo sopra un biscotto con dentro la crema di cioccolato. Ve la faccio vedere, ma buono, ma niente di che. Alla fine sembra tipo quei biscottini secchi. Non ci fate caso alle mie unghie, ma sapete che me le faccio da sola e me le sono rovinate tutte. No, però ragazzi, è proprio il cioccolato sciolto dentro. Quei biscottini di pasta frolla che acquistate in pasticceria con la cioccolata sopra, ecco, tipo crostatine, sembra proprio quella. Buono. Io penso che questa challenge sarà abbastanza calorica. Già la colazione di stamattina, mamma mia. Ok raga, pranzo andato, noi ci vediamo direttamente dopo con la merenda. Ok raga, vi ho fatto vedere tutto, gelatini Milka. Allora, mangiamoceli prima che qua si sciolgono tutti. Io non li ho mai provati, Milka mini, ce ne sono 8 all'interno, vaniglia e cioccolato. Quindi, mamma, sono piccolissimi. La sorella sta lì perché mi ha detto prendili, che sono buoni perché li ha assaggiati. Sono semplici. Assaggiamo, raga. Cioè, come ci ho mangiato una praticamente. Mamma saziava per fare un cono. Ce ne sta uno in meno perché pure mia sorella, eh. È buona raga. Dentro sembra tipo stracciatella. No, è vero che è sempre qualcosa di dolce, ma io ne avevo bisogno di qualcosa di fresco.
Ok, raga, la merenda è andata. Se mia sorella sta ancora col cuore in mano, io già me ne ho già mangiato tre. Poi ci vediamo direttamente dopo con la cena. Mamma mia, raga, non vedo l'ora di assaggiare una cosa che secondo me sarà buonissima. Quindi, a dopo. Eccoci qua, raga, con il penultimo passo di questa challenge. Raga, i tender della Milka. Io non l'ho mai provato e ho altissime aspettative. E poi questi altri qui che noi abbiamo assaggiato stamattina, cioè a pranzo, ad arancio, questo è raspberry. Però ovviamente voglio assaggiare con i tender. Mai visti, raga, penso che all'interno sia tipo pan di Spagna. Non lo so. Ho stracciato tutto. Oddio, che profumo! Ok, si presentano così. Sono piccolissimi. Cioè, non so se potete percepire. No, vabbè, ma che fighi. Ah, tipo la consistenza della festa. Come piccola! Cioè, raga, è piccolissimo. Sì. Che buoni. La consistenza della festa, però il sapore, altra cosa che non mi viene in mente, però ragazzi, vi posso assicurare che sono la fine del mondo, sono morbidissimi. Semplici ma buonissimi, se li trovate prendeteli. Raga, comunque penso che sia tipo vaniglia e latte, ma sicuro. Calcio d'angolo. Rigore! Sono buone. Alla fine dentro è come se fosse un pan di Spagna. Ok, raga, assaggiamo questi qui a raspberry. Ah, quindi lampone. Un'abilità a rompere le cose. Sì. Spettacolo, guarda, raga, mamma mia, sono come quelli di stamattina. L'odore è buonissimo. Sono i miei preferiti. Ma questi sono la vita mia. Sembra tipo una caramella gommosa. Sembra di mangiare un biscotto con sopra una caramella Haribo. Anzi, ultimo il baba nanna. Poi ci vediamo domani mattina. Stasera ho spaccato tutto. Mia cena è andata, noi ci vediamo direttamente domani mattina, ma per voi sarà un secondo, con l'ultimo pasto di questa challenge che sarebbe la colazione, quindi a tra poco. Buongiorno a tutti, eccoci qua con l'ultimo pasto di questa challenge. Allora, stamattina andiamo a provare i Milka Moments
Comunque sono tipo dei quadrotti, diciamo, con all'interno la nocciola, biscotto e caramello, penso di sì, quindi assaggiamo prima questi, sono tutti imbustati. E poi i Milka Mini Cookies. Ok, si aprono così. Ok. Ma come sono bellini, la confezione mi sembra di tipo carta. Belli. Vediamo un po'. Fatti così. Il caramello si sente. No. Prevale la nocciola. Ok, assaggiamo questi qua. Wow, raga, ve li faccio vedere. Il latte caldo dentro. Che bellini! Mamma mia, raga! Sembra di mangiare i cookies della Milka, solo che in versione un pochino più duretti col cioccolato sotto. Spettacolari! Che poi il cioccolato si scioglie. Tipo io, visto che sono un botto dolci, le avrei fatti tipo con il biscotto così normale, ma sotto con uno strato sottile di cioccolato fondente. Però mi sembra che la Milka non faccia il cioccolato fondente. Però raga, immaginateveli così con un solo cioccolato fondente, indipendentemente che la Milka fa o non fa il cioccolato fondente. Però raga, immaginatevi questi biscotti con questo strato sotto di fondente così dolce amaro, ma secondo me è una bomba. Allora, un'altra cosa, sono finiti, ne ho lasciati giusto 7, ce ne sono dentro a mia sorella. Comunque raga, sono veramente molto buoni, sia mangiati così che nel latte. Anche questi qua sono buoni, ma niente di eclatante. Però a volte viene qualcuno nel centro tavola, se ci sta. Quindi dentro raga, mi sono divertita molto a fare questa challenge della Milka. Fatemi sapere se questo video vi sia piaciuto, io corro subito ad editarlo. E noi ci vediamo a mezzogiorno all'uno con questo video sul canale. Ciao, fatemi sapere.